Inaugurata al Castello di Novara la seconda mostra di modellismo organizzata dal Museo Ferroviario di Suno. Sarà visitabile fino al 30 settembre con ingresso gratuito. Sentiamo. E siamo lieti di presentare alcune novità rispetto allo scorso anno. Quindi abbiamo qui tutta una selezione di plastici, di modelli di locomotive, di carrozze, così, che l'anno scorso non abbiamo avuto l'occasione di vedere. Quest'anno abbiamo tenuto uno spazio anche per modelli d'epoca, no? Di vecchi treni di latta, quelli con cui giocavano i nostri nonni, padri, così, del signor Benetti di Biella, no? Che è un grossissimo collezionista di questo tipo di giocattoli, sia quanto concerne i treni, sia quanto concerne altri modelli, automobili, navi, chi più ne ha più ne metta. Ecco, vi aspettiamo tutti a visita alla nostra mostra che inizia ora e si tiene perfino il giorno 30, sabato 30, no? Colgo l'occasione per dire anche che alla domenica successiva, 1 ottobre, si aprirà la visita mensile al Museo Ferroviario di Suno. Oggi siamo qui al castello dove abbiamo allestito questa mostra con tanti espositori. Ovviamente il Museo Ferroviario di Suno non è solo mostre itineranti, ma è proprio una sede fissa dove, oltre ai modelli, a ripercorrere la storia delle ferrovie con i modelli, abbiamo un'area proprio dedicata alla storia che invitiamo tutti a venire a vedere. È un museo molto coinvolgente, molto bello, dove ci sono degli ambienti da vivere oltre che da vedere, ed è aperto tutte le domeniche, le prime domeniche del mese, tranne gennaio e agosto. Trovate tutto sul nostro sito www.museoferroviariosuno.it, alla voce calendario ci sono tutte le aperture, quelle ordinarie e straordinarie. Vi aspettiamo già al 1 di ottobre.